buongiorno a tutti. Io voglio parlare pochissimo perché siamo qui per sentire loro. Io sono di casa, quindi non, mi sentite tutti i giorni, mi potete vedere tutti i giorni. Voglio dire solo una cosa, questi due sono due veri romanzi. Uno potrebbe aspettarsi quelle operazioni tipicamente commerciali, no? Le bobine, diciamo lo sbobinamento. Di solito li fanno quei libri dei comici, no? Prendono le bobine, registrano gli sketch, li sbobinano e esce il libro. Questi no, questi sono veri libri, proprio l'altra faccia della luna di due autori che hanno scritto questo libro, e Giovanni Ross Torti e Franz Rossi l'hanno scritto a quattro mani. E cominciamo con questo che dice, ma sì, sono due. Una seducente sospensione del buonsenso, che è un titolo che viene fuori da un dialogo con un libraio, se non ricordo male, a pagina 66, quando il protagonista gli dice cosa ha intenzione di fare, gli dice: è una seducente sospensione del buonsenso. Io su questo titolo non sono d'accordo, perché non immagino uno che va in libreria e dice: là una seducente, non so. Comunque, è difficile, sì. È stata una cosa difficile. Infatti abbiamo venduto poche copie proprio per... Non si sente niente. Si sente parlando così. No. Ma che Giovanni non ha la voce, scusatelo. Però non si sente, ma ci si vede, vero? Soprattutto da là in fondo. Non chiedeteci di alzarci in piedi, perché siamo già in piedi. Io parlo così, va bene? È una storia bellissima, il libro è carico di positività, ma non è un libro cuore, è la storia di un personaggio che ha 50 anni, è a 50 anni, gli capitano nel giro di poche ore di tutto. Muore un suo vicino di casa che lui praticamente non conosceva, è in difficoltà, è in crisi con la moglie che 4 anni prima lo ha abbandonato, ha 2 figli grandi che vivono per conto loro, quindi non hanno più bisogno di lui, sul lavoro non si realizza più, e quindi prende una decisione apparentemente irrazionale, cioè molla tutto, vende la casa e comincia a viaggiare con un cane che si chiama Ugo, però a sto cane il nome non piace e lui glielo cambia in Armstrong, con il nome del ciclista dopato, il nome dello scopritore della luna, eccetera. E il libro è giocato su questo doppio registro, cioè due prime voci, la voce del protagonista che ha 50 anni e la voce del cane che pensa, che parla, come non parla, ma noi sappiamo i suoi pensieri. Questo signore comincia un viaggio, molla tutto e comincia a piedi, si inventa una storia, si inventa un pretesto, un pacchetto da portare a questa signora Perloz, che non si sa bene dove sia. C'è però un paese in Val d'Aosta che si chiama Perloz, e lui va lì e si cammina a piedi, poi girerà in bicicletta, girerà su delle chiatte, viaggerà su un treno merci come clandestino, a cavallo, insomma, e dura una settimana questo viaggio e gli cambia la vita. Il romanzo è proprio un elogio di molte cose, un elogio del viaggiare. È un elogio del porto, infatti il titolo bellissimo è Viaggio alla scoperta di ciò che devi lasciare. Quindi è un elogio dell'alleggerimento, del fatto che le cose che servono sono pochissime. È anche un elogio dei piccoli piaceri della vita, no? Del fatto che uno deve godere della vita. E questo viaggio gli cambia la vita, perché viaggiando a piedi trova persone che non avrebbe trovato diversamente. Quindi la mia domanda è: come vi è venuta in mente questa storia? Che è molto bello, tra l'altro è anche spaesante, perché non viene mai nominato i posti se non alla fine. Lui parte da una città di mare che io pensavo fosse la Liguria di Levante, invece è Trieste, a un certo punto però si capisce che siamo in montagna, quindi alla fine finiranno poi per arrivare in Valle d'Aosta. E c'è un grande respiro, c'è un respiro molto bello, c'è anche questo controcanto del cane che parla in qualche modo, che osserva, che critica, che legge la realtà da un altro punto di vista. E quindi tutto questo è una bella favola, anche, non so come dire, è un libro che ha un grande respiro epico, è proprio un classico libro di viaggio, insomma. Ma voi a piedi ci siete mai andati? Come no, noi non parlo. Però mi sentite così, se vi concentrate ce la fate. No, magari tenerlo molto lontano, così? Sì. Meglio? Non si capiscono le parole, no, ma perché facciamo apposta per non capire.
siamo a piedi, noi viaggiamo molto, soprattutto Franz che è un grande camminatore, corridore per le montagne soprattutto, e quindi sappiamo cosa vuol dire fare un viaggio lungo camminando, per cui no. No? E le persone che incontrate sono molto interessanti, cioè incontrate persone che non trovereste andando con un altro mezzo, secondo me. Assolutamente. Vero? Può usare il suo, che si sente. Il suo si sente? Questo qua si sente? Si sente bene? Sì. Applauso a Giacomo che ha capito. La signora che non sente, gli altri sentono. Forse la signora. Ha fatto un'indagine, signora, bravo. Perché è sempre importante fare le indagini. Democraticamente. Certo. Vai, vai, vai a sentire Giacomo, bravo. Adesso mi ricordo più di personaggi, sicuramente stando a casa personaggi, i tipi di personaggi non si incontrano mai. Invece viaggiando molto leggeri e senza pensieri, tra virgolette, si fanno degli incontri molto interessanti e molto importanti, cioè si scoprono dei lati delle persone che magari non mi sta facendo dei suggerimenti, Giacomo, come tenerlo distante, questo va bene. E quindi insomma una delle particolarità del libro sicuramente sono anche gli incontri e i personaggi che si incontrano. E poi le persone cambiano in base a come ti vedono arrivare, se tu arrivi camminando probabilmente ti accolgono più volentieri che se arrivi con un macchinone, ti fermi un attimo, bevi un caffè e scappi, non sei niente, sei un'ombra che è passata. Se invece arrivi con calma, accompagnato da un cane, domandi, cerchi di interagire con le persone si aprono e quindi si incontrano soprattutto brave persone. Si incontrano soprattutto in luoghi, in paesi piccoli però, paesi di montagna, paesi piccoli, in piccole comunità, incontri, sono persone isolate che parlano volentieri, c'è tutta un'umanità di persone, non dico emarginati, ma di persone che vivono ai margini, no? C'è una bellissima figura di uno che è convinto di essere un meccanico eterosessuale, invece è un cuoco gay. sono persone, però non sono caricature, secondo me, non sono personaggi, non li prendete in giro sostanzialmente. Questo è positivo, cioè c'è una grande positività in tutto questo, non c'è. Insomma, uno si aspetta di farsi un sacco di risate e invece non se le fa. Però riflette molto sul senso del viaggiare, sul fatto che ti cambia la vita, è proprio un cambio di prospettiva, ecco, praticamente. È un modo molto, molto interessante, è un modo di raccontare molto interessante. C'è molto cibo, c'è molta ospitalità. Sì, no, appunto come hai detto un cambio di prospettiva dato dal tipo di viaggio ma anche dall'accompagnatore che è questo cane, sì. Filosofo, che vede appunto le cose molto istintivamente come sono in realtà senza strutture particolari mentali e quindi questo doppio linguaggio è interessante. Sì, il rapporto con gli animali con voi è molto forte, suppongo, sì. Beh sì, io però ho dei gatti in realtà. Lui ha dei cani. Io ho dei cani, io ho due cani. Più i cani. Invece Giacomo Poporetti fa un libro tutto diverso, un libro, cioè l'unica cosa che ha in comune è la Val d'Aosta, perché entrambi si devono. Lui ha un'idea stupenda, l'idea bellissima che vale da sola tutto il libro, che è la storia di uno che sale in montagna perché ha deciso di suicidarsi. La vita non gli dice più niente, e molla la macchina in fondo valle, sale. E cerca il posto dove buttarsi giù e invece a un certo punto mentre sale scopre dei giganti e fra questi c'è uno che crolla a terra con lo zaino carico di vivande perché sta male, tutti gli altri compagni di gita si fanno cerchio, ci vorrebbe un medico e l'altro dice no, ormai è andato, qui ci vorrebbe un prete e lui improvvisamente decide che quella è la sua vocazione, non la sua vocazione. Finalmente c'è qualcuno che ha bisogno di qualcosa, di un prete. Lui non è prete, ma lo fa, dice io sono un prete. E da questo punto di vista entra in questo ruolo. Si impossessa di una, in montagna è pieno
di chiese abbandonate senza parroco, eccetera, si sistema lì. E come fa per dire messe, eccetera? Va su internet, perché ci sono le istruzioni. Ci sono le istruzioni su internet. E quando poi va talmente bene che il vescovo lo trasferisce a Milano, e a Milano a un certo punto deciderà di rivelarsi, dice: ma io le prediche le facevo, le copiavo da internet. E le signore che vanno a messa dicono: ma anche, tutti fanno così. Anzi, quando facevi una predica e c'era qualche passaggio che non capivamo, noi tornavamo a casa e andavamo a leggerlo su internet. Ma questa cosa è un'idea straordinaria. E poi però il romanzo è ambientato nel 2053. E 2053 è anche un po' quello che si dice una distopia, cioè è un'utopia negativa, perché nel 53 ci sono delle cose non tanto piacevoli, no? Soprattutto spariscono i vecchi, a un certo punto scompaiono, i vecchi maschi però, le femmine mi pare che non scompaiono. Io, vabbè, vedremo, io nel 2054 avrò 116. Se ci sarà un seguito magari scompariranno anche le donne. Un sequel, come si dice. Un sequel. Però tutto questo è inscatolato in una... è una scatola cinese il suo romanzo. Perché? Il romanzo è raccontato dal punto di vista di questo personaggio che va in paradiso, che muore e va in paradiso in seguito a un incidente. In paradiso, non si sa bene come mai, questo me lo spieghi, uno che organizza che riceve le persone, le indirizza, eccetera, è Jean-Paul Sartre. Perché Sartre? Me lo devi spiegare. E Jean-Paul Sartre è una mia vendetta personale, no? Vabbè, questo. Ho voluto cacciarlo, anziché all'inferno, vai all'inferno, ho voluto cacciarlo in paradiso. Perché quando ero un ragazzo, 18 anni, mi ero infatuato dell'esistenzialismo e ho letto praticamente tutto di Sartre, no? Sì, e questo ti ha segnato tutta la vita? Mi ha segnato quantomeno i miei 20 anni, perché mi hanno lasciato amareggiato, senza speranza, perché la tesi che ne usciva fuori era che l'essere è il nulla, certo. E addirittura che l'inferno è l'altro. Sì, certo. E per cui ero affascinato, cercavo una risposta alle domande sull'esistenza e ahimè ero imbattuto in Sartre. E allora poi mi sono divertito, così una mia vendetta personale, a cacciarlo in paradiso, perché uno ateo come lui, la vendetta è fargli scoprire, grazie Giovanni, fargli scoprire che invece avete un futuro, aveva sbagliato tutto, però ovviamente questa è il mio punto di vista. E questo defunto che è in paradiso scopre un'altra cosa, che c'è la possibilità per i trapassati di rivedere la propria vita davanti a uno schermo. Ci sono dei computer a disposizione e uno batte sul tasto, richiama il suo nome e vede il filmato di tutta la sua vita. Quindi c'è già questa doppia e lì vedremo questo filmato. Ma non solo, ma tutta questa storia a sua volta è inscatolata all'interno di un'altra cornice, che è quella di un signore che vigila all'ingresso del porto l'arrivo dei portacontainer, e invece di controllare cosa contengono questi container legge tutta la storia sul computer. Esatto. Era necessario armare tutto sto casino per raccontare questa storia? Probabilmente è vero, me l'ha già detto qualcun altro che però è chiarissimo il romanzo, adesso l'ho sintetizzato. No, ma io lo vivo come una critica positiva questa cosa qua, è che sicuramente ci sono troppe idee dentro a questo romanzo, ma come già detto altre volte, confesso ingenuamente che pensavo che mi avessero dato un'unica possibilità per fare un romanzo, io butto dentro tutte le idee migliori che penso di avere, perché poi dopo di libri non me ne fanno fare più. No, dai, non è possibile. E allora ce n'è già un altro libro che precede questo, no? Sì, sì, che sono quei racconti. No, però è vero che sai qual è la difficoltà? È che per dare giustificazione al fatto che il protagonista Antonio Martignoni, questo finto prete, fosse finito in paradiso, mi piaceva proprio l'idea di partire da lì, da uno che muore, no? Sì. E che finisce lì. E siccome cioè, muore quando sta andando finalmente a svelare la sua natura di non prete, esatto, non giusto? Viene, esatto.
viene investito, viene investito da, un, da, da, da una vecchietta a cui bisognerebbe ritirare la patente. Vabbè. Però vabbè, non importa, comunque lui finisce in paradiso, ma mi divertiva molto l'idea di partire da lì, perché quelli sono luoghi o veri o immaginati o sperati o temuti dove si ha molto pudore ad affrontarli, no? Io sì, fin da ragazzino queste parole resurrezione, paradiso, inferno, mi hanno molto affascinato e ho voluto dire la mia su, su quel luogo e su quello che presumibilmente accade. Quindi la cosa importante è che Antonio Martignoni finisce lì in paradiso e lui viene incaricato da Jean-Paul Sartre di raccontare la propria vita e di mandarla come messaggio a quelli che ancora vivono sulla terra. È un modo un po' nascosto, un po' faticoso per quelli che vivono sulla terra, per far capire che esiste un al di là. Quindi l'aldilà per te esiste, l'aldilà? Certo che esiste. Quindi c'è proprio una netta spaccatura, cioè voi siete estremamente laici, non ci sono orizzonti al di là della vita nei vostri romanzi. Non ho mai visto, non ho letto niente di tutto questo, non c'è neanche un, non, neanche un rosario, neanche un... Io penso che ci sia parecchio da godersi qua, poi probabilmente c'è da godersene anche nell'aldilà, ma intanto cerchiamo di vivere pienamente qui. Sì, poi... Sì, questo sì, però no, c'è questa forte differenza, nel senso che il vostro libro, pur essendo un carico di spiritualità, no? Carico di pensieri alti il vostro, perché c'è questa scoperta di un altro modo di vivere, no? Che si può veramente buttare via. Ma il nostro libro è molto terreno, cioè non abbiamo trattato l'argomento della spiritualità in quel modo, sì, è una spiritualità che si trova nel viaggio, nella compagnia, nella scoperta, nel cambiamento di prospettiva, per cui non siamo andati oltre questi livelli. Il protagonista riflette molto, il vostro protagonista, pensa molto, secondo me persino troppo, nel senso che il lettore dovrebbe fare il 50% del lavoro. E io quei certi pensieri vorrei pensarli io che leggo, non voi che mi non so se mi spiego. Certo, cioè c'è beh, sì, perché ci sono le due voci, il cane e l'uomo, certo. Quindi... Sì, questo sì, però lui riflette molto, non è uno che... Per questo è un signore che ha 50 anni, che ha un passato, ha una storia, insomma, non è che si butta... Apparentemente si butta all'avventura. Infatti la sua difficoltà è quando spiega alle persone, perché è in giro, dico, devo consegnare un pacchetto, però non so il bene, non so a chi, non so l'indirizzo, non so niente. Ma neanche lui lo sa di preciso, lui è in cerca di un cambiamento che gli riempia la vita. Nel vostro libro c'è anche quello che si chiama book crossing, questo protagonista si procura un libro da questo libraio che poi dice questa frase che poi diventerà il titolo. Il libro è Il mistero del cane ucciso a mezzanotte e poi quando l'ha letto lo molla in cambio di un altro libro, c'è questo scambio continuo, e libri dove ci sono sempre dei cani. Sì, esatto, è un po' il fil rouge. Ha detto fil rouge. Anche Sartre diceva fil rouge, sai? Sì, sì, però io sono Rossi. È un po' la colonna sonora, se vogliamo, del romanzo, per cui ci sono una serie di libri in cui c'è sempre un, a parte in uno, c'è sempre un cane protagonista. In qualche maniera sono anche, paghiamo un debito nei confronti di questi scrittori che ci hanno preceduto e che hanno già pensato di includere cane, anche se il nostro Armstrong è forse più particolare come compagno di viaggio. E quindi tu hai avuto quindi esperienze di tipo, cioè sei stato chierichetto, sei stato in seminario, direi di sì, no? No. No, chierichetto non, chierichetto non me l'hanno fatto fare perché ero troppo piccolo, quindi non arrivavo a mettere le cose sull'altare. Beveva il vino, beveva il vino. Seminario no. Si chiama l'effetto Larsen. Chi è che si vendica? Il signore. Il signore. Perché? Non hai fatto il chierichetto.
ma io avrei voluto, casomai è la Chiesa che deve rispondere, Signore, che non mi ha incaricato, no? E no, no, il seminario no, no. In realtà no, c'entra, ovviamente c'entra con i tormenti della fede di ognuno di noi, ovviamente sì, ma mi interessava l'intreccio proprio del romanzo, la storia, tante cose, no, che è sempre brutto, no, che lo scrittore spieghi di che cosa abbia voluto parlare. Cioè, no? Però per esempio la figura di Antonio Martignoni, questo finto prete, che a un certo punto lui decide così, decide senza che volontariamente si sia incamminato per quella strada, ma come se in quel momento una voce sconosciuta dentro di sé gli abbia fatto fare questa cosa, in realtà è perché a sua volta Antonio Martignoni è tormentato da questa domanda e quindi vuole mettersi in ricerca, in cammino. E poi volendo ci sarebbero dentro anche delle riflessioni sul ruolo del sacerdote di questi tempi, però. Ma sì, di questi tempi però siamo. Siamo nel 2054, quindi dei tempi proiettati in là. Ma è pieno di trovate, c'è la festa delle parole morte, che è molto bella. C'è un'idea bellissima, lui si immagina un camposanto nel 2053, non 54, chiedo scusa. Un camposanto dove ogni lapide c'è uno schermo, no? È uno schermo dove si vede la vita del morto, del defunto, giusto? È un'idea, sì, potremmo brevettarla e metterci a farlo. L'ho brevettata io, no, mi spiace. Davvero? No, scherzo. No, mi sono immaginato. Ma è tecnicamente possibile. Quell'idea mi è venuta osservando mia mamma o tanti anziani che, poverini, sono alle prese con questi aggeggi infernali, questi telefoni, no, che anche, a volte anche noi facciamo fatica ad usare. Mia mamma, che ha 82-83 anni, è proprio terrorizzata, no? E allora mi sono immaginato che appunto nel 2050, quando queste vedove vanno a trovare i loro mariti, no, non ci sia più la semplice fotina, ma ci sia uno schermo LCD con un telecomando che tu lo puoi attivare e lui ti chiede tutto il menu, vuoi vedere le foto, vuoi vedere sequenze della vita, vuoi, però talmente imbranata con la bicchina lì che vede sempre la stessa cosa, insomma. Cioè lì, come tutti gli schermi LCD e tutti i computer, potresti fare le playlist dei tuoi momenti migliori, eccetera, eccetera. Insomma, anche i cimiteri saranno modernizzati. Cosa possiamo ancora dire? Ci sarebbe tanto da dire, però non voglio guastare il piacere della lettura. Voi avete altri libri in preparazione, voi due, come coppia? No, per ora no. Per ora che risposta avete avuto fino adesso da questo libro? Che riscontro avete avuto? È difficile da dire, rispondere a questa domanda, no? Potremmo essere né presuntuosi né il contrario, insomma, è un libro apprezzato, però non si fa dire. Ma c'è stato qualcuno che ha detto ma non se lo aspettava? Cioè, qualcuno da voi, sicuramente da voi si aspettava un'altra cosa. Si aspettano sempre altre cose, soprattutto da noi, perché facciamo i comici, quindi non si aspetta sempre battute e cose del genere. Sì, allora ci fanno sempre due domande, no? Ma come mai un libro così? Cioè, così impegnativo? State bene, state male, siete depressi, no? E l'altra domanda è Aldo? Come non scrive? Aldo infatti non scrive libri, però affrescherà questi due spazi vuoti. Adesso quando voi ve ne andate arriverà, perché lui dipinge molto bene e farà questi due affreschi. Perché bene, la signora ha detto bene. Sono libri che si regalano alle persone. Aldo, cioè, posso venire con voi, no? Potete allontanare questo. Visto che non c'è Aldo. Comunque, quindi voi condividete questa idea del viaggio, questa posizione del vostro protagonista, vi identificate in questo protagonista? Posso dire io? Sì.
io conoscendo, cioè conosco sì. ovviamente molto molto meglio sì. Giovanni, un po' meno Franz, ma... Viaggia sempre in limousine lui, insomma. Ma diciamo che credo che saranno 8 anni, no? Prima non correva. Ma corre adesso? Adesso corre, adesso lui, forse lui è il responsabile, uno dei tanti, così, no? Quindi allo scoccare dei 50 anni lui è impazzito, no? Si è messo a correre, così, come un indemoniato, cioè. Però io con un po' di invidia spesso sento i racconti che fanno, vanno in luoghi lontanissimi, impervi, e quindi insomma, e poi leggendo anche il loro romanzo è talmente evidente che la dimensione del viaggiare, della fatica, del camminare o del correre, non è puramente una dimensione ginnica, ma è sicuramente qualcos'altro. Cioè, si può rimanere nella dimensione ginnica quando, come me o pochi altri, che ogni giorno applichi la tua applicazione, i 10.000 passi giornalieri, ti controlli, il telefonino, no, se li hai fatti. Ma loro invece sono oltre, loro sono oltre a questa cosa qua, e quindi il viaggiare faticando è per davvero, credo, una dimensione spirituale. Perché tu il loro libro l'hai letto, spero. Certo, ma loro ne hanno fatti un altro, hanno fatto un altro libro. Il primo era propriamente più sulle avventure, se posso certo, dire, della corsa, no? E questo è... li ritrovo, insomma, perché c'è un po' questo... il mistero di a chi consegnare quel... pacchettino, no? C'è dietro un... c'è un percorso, c'è una fatica che alla fine, se posso semplificare, ti porta all'amore, ti porta in un certo senso, porta lì. C'è anche una bella storia d'amore. Esatto, che... è una specie di viaggio premio, detto così, è una specie di slogan per far vendere il libro, ma in realtà è dietro alla fatica del viaggio. Sì, però c'è una... c'è una, come dire, un processo di aumento di consapevolezza, insomma, sostanzialmente una persona che cambia, insomma. Una dimensione classica del romanzo è il racconto del lavoro del tempo sulle persone, no? Il protagonista vero di un romanzo è il tempo, il vostro tempo è una settimana, giusto? Sì. E in una settimana cambia tutto. Una settimana praticamente cambia tutto, cambia il modo di vedere, di ritrovarsi, e quindi cambia proprio la prospettiva di vita, che è una delle cose più interessanti, in genere le cose più, una delle, forse la più difficile da fare è cambiare. Se in un viaggio cambi completamente la tua vita, vuol dire che hai trovato qualcosa di molto molto interessante. Il via viene dato dalla morte di questo vicino che si chiama Juncker, Joseph Juncker, che è uno che è nato in Ungheria, ha vissuto in Argentina, negli Stati Uniti, è tornato in Italia, insomma è uno di quei personaggi tipici di una certa Europa, insomma. Si è spostato anche per ragioni, come dire, di pratiche, nel senso che era perseguitato, era ebreo, nell'Ungheria occupata dai nazisti, quindi è una storia molto complicata, ma è anche un mago, un prestigiatore. Perché avete avuto bisogno di farlo diventare un mago? Ma perché avevamo bisogno un po' di magia per il pacchetto, di magia per il rapporto che aveva con questa donna. Quindi avevamo bisogno degli elementi che cambiassero durante il racconto, e un mago rappresentava proprio questa possibilità, dava tante possibilità. Poi l'altro aspetto, il mago è il sacerdote, senza nulla togliere ai sacerdoti veri, però è il sacerdote della speranza. Finché tu credi che possa esserci una via magica che sfugge al nostro controllo, credi in qualcosa di più. Allora in qualche maniera il mago incarna questo tipo di figura, e quindi i bambini guardano le magie apprezzandole e basta. Gli adulti certe volte cercano di scoprire cosa c'è dietro, qualche volta è meglio invece affidarsi e lasciare guardare semplicemente quello che succede, la bellezza del gesto. Sì, è una costruzione molto, molto, molto articolata, non c'è dubbio. Sì, in effetti è così. Se fosse un professore universitario non avrebbe tutta questa
questo armamentario, di anche questo fascino tutto sommato, cioè, non c'è dubbio. Invece questo prete, questo mancato prete, è anche una bella figura. Cioè, la figura bella è che sostanzialmente è uno che vuol farla finita, perché non sa bene qual è, si sente una persona inutile, e improvvisamente scatta questo fatto. Cioè, uno dice ci vorrebbe un prete, e dice eccomi. Cioè, è abbastanza credibile tutto sommato. È come quello che in un teatro d'opera, a un certo punto c'è il soprano che sviene e dicono se mi comprete, siccome nessuno alza la mano dico vengo io, ma non lo fa per mettere le mani sul soprano perché magari pesa 2 quintali, no. Ma perché... No, lui non ha nessuna malizia. Non ha nessuna malizia. Non ha nessuna malizia, anzi, è come si direbbe, uno psicologo, è molto inconscio questo. Certo. Questo personaggio. E poi, dando retta alla sua grande bugia, che poi lo tormenterà comunque, no? Attraverso questa grande bugia lui si dà una grande possibilità, intanto di, facendo il prete, di stare più vicino a Dio e di scoprire se esista per davvero, no? Facendo questa cosa. E poi, e poi c'è anche l'aspetto, se vuoi, che è interessante perché parla della nostra epoca, credo di averlo fatto in maniera divertente, quando, sì. Cioè lui sostanzialmente è la tesi che adesso nell'epoca di internet, in teoria, si potrebbe fare qualsiasi professione. Puoi assumere diversi avatar sostanzialmente, no? Puoi far finta di essere... Assolutamente così. No, vi spiego un aneddoto. Ovviamente mi sono fatto aiutare da un mio amico prete, perché ovviamente dovevo e chiedere delle cose tecniche per non sbagliare, no? E io sono un po', quando sono dentro un progetto, sono un po' assillante, un po' così, no? Un po' scassacazzi. Un po' scherrompicoglioni, sì. È vero, mi riconosco, no? Alla fine sto mio amico prete mi ha detto, sì, ma cazzo Giacomo, hai rotto i coglioni, proprio detto così, no? Allora mi ha detto, scaricati l'applicazione iBreviary, c'è, che molti sacerdoti usano, ce l'ho, iBreviary, caricatela, è gratuita, e ridete, e lì c'è tutto praticamente, perché gli chiedevo, ma se io dovessi ambientare una messa a Gressonei, no, l'8 di luglio, che Evangelo dovrei ricevere? E lì che ho detto, hai rotto i coglioni, no? Vai su, ai breviari e c'è tutto, c'è rito romano, rito ambrosiano, che sì, per chi non è dentro a sta cosa, la prima messa la dice il rito ambrosiano, esatto, la prima messa a Gressonei la dice il rito ambrosiano, e trova un altro scassacazzo, arriva uno scassacazzo di Torino, no? e dice proprio, come mai lei ha letto questa cosa qui, quindi lui ha paura di essere scoperto. Giacomo, quindi mi stai dicendo che Aldo, per esempio, che vorrebbe fare il neurochirurgo, se basta che lui va su internet, troverà una roba ai neurochirurghi, forse 3, e mi diventa neurochirurgo e noi lo accettiamo. Certo, poi devi avere l'abilità manuale per poterlo fare. Lì è un pelo più complesso, no? Ho pensato per davvero a questa cosa, però quando avevo in mente di scrivere una scena divertente sulla confessione, no? E l'avevo scritta a modo mio, però ho detto, boh, però attenzione, magari qui c'è lo scassacoglione di critico che poi dice, no, però lei non ha detto le cose giuste, allora vado su ai breviari, no? No, oppure lì lo fa ancora prima, vai su Wikipedia e tu digiti rito di conciliazione, che sarebbe il nuovo modo per definire la confessione, no? E trovi una specie di ridere, ma ovviamente c'è tutta una serietà, c'è tutta una spiritualità profonda lì dentro. Ci sono 6 modulistiche per scegliere che tipo di preghiere o di approccio alla confessione. E io ne ho scelta una, no? Perché poi lo racconto, lo dico. Per cui, da un punto di vista teorico, no? Antonio Martignoni, infatti lui nel romanzo è andato avanti così. Solo una volta è stato messo è stato preso in castagna con la, no? Storia del rito ambrosiano. Con la storia del rito ambrosiano, io però l'avrei visto, diciamo, nel 2053 celebrare qualche matrimonio gay, l'avrei visto, l'avrei fatto. È un po' conservatore Antonio Martignoni. È un po' conservatore.
Dovete sapere che lui praticamente occupa questa chiesa abbandonata e ci sta lì per dei mesi, dice messa per i citanti, si sparge la voce tutte le domeniche. Posso dire una roba carina secondo me, che lui quando, insomma, io sono un prete, c'è lì questo morto, e immediatamente dopo dicono, ma scusi padre, ma lei dove, qual è la sua parrocchia? E lì, come tutti i bugiardi, no? In una frazione di secondo devi inventarti la situazione. Allora lui in una frazione di secondo era lì, gli è venuta in mente una chiesa che forse tu conosci, sì, perché tu sei stato personale, sì, sì, una chiesetta che esiste per davvero, ci sono a Sant'Anna, poi se la cava e poi dopo deve giustificare come mai lui fa il parroco in quella chiesetta lì che è chiusa da 30 anni e non ci va nessuno. Allora lui ai fedeli, ad altri, dice, beh, è il mio vescovo, il vescovo di Aosta, non lo sapeva, non lo scopre su internet, che la giurisdizione sua è sotto Aosta, e dice, il mio vescovo è un genio, perché siccome ha valutato che ci sono le crisi dei fedeli che non vanno più a messa, in più i cittadini di Milano e di Torino alla domenica non stanno a casa ma vanno a fare il weekend, e noi appena vi si apre la, la cabinovia noi vi freghiamo e ci facciamo trovare lì fuori e facciamo la messa per gli sciatori. Certo. E poi addirittura i pastori, quelli del luogo, gli portano dei mobili, gli portano addirittura la luce elettrica, dopo un po' di mesi. Dopo un po' di mesi. Dopo un po', sì. E tu mi spieghi come fa a caricare la batteria di questo iPod in quei mesi lì? Io speravo che nessun rompiballe mi chiedesse. La divina provvidenza. Ma no, nel 2053... puoi caricare dal cloud dalla... No, ma scusa, però adesso tu mi hai messo in castagna. Però dovresti essere un po' più, nel 2053 c'è l'energia solare. Ah, vabbè, allora è vero, è vero. Va bene, io dobbiamo lasciare spazio. C'è qualcuno, qualche curioso? Dice Bruno, Ma certo, come no, con piacere. Io pensavo che voi aveste, dovreste andare a prepararvi per il loro spettacolo. Intanto nessuno. Sì, infatti. Si genano. Vuol domandare? No, no, lui è del lui è quello che sgrida quelle che lui non vuole. Lui è il salone del libro, lo vedi? Ha la forma del salone. Vabbè, bella. Una domanda che fanno tutti. Scrivere in due, in quattro mani, come sta secondo? Come i carabinieri, uno sa leggere la propria scritta. Potrebbe essere così, sì. Ma invece non lo è, no? Siccome, vabbè, spesso corriamo assieme, quindi ci raccontiamo le cose, abbiamo tentato di scrivere in due realmente, ma era troppo difficile, quindi abbiamo usato una tecnica particolare, cioè si scriveva, poi ci si ritrovava, ci si raccontava quello che c'era scritto e poi... Ma anche la videoscrittura può servire, ti mandi le email, te le correggi, te le scambi. No? Sì, ma io le email non mi piace. Non ti piace? Quindi... Ancora scrivi col pennino intinto nel... Non il pennino, però. Con la penna col pallino sotto, pic. E quindi c'è un progresso, diciamo. C'è un progresso, sì. Assolutamente. Bene. E scrivevamo così. Bene, io... Va bene, grazie a tutti. Grazie, grazie. Adesso passiamo alla cerimonia. Se volete aspettare Aldo che affrescherà.